È interessante specchiarci nella pagina degli Atti degli Apostoli che descrive ciò che tra l'ascensione e Pentecoste la prima comunità sente urgente, quello che subito prima ancora di ricevere lo Spirito Santo gli undici avvertono di dovere fare. Il loro problema è essere rimasti undici. E il testo degli Atti degli Apostoli, il primo capitolo degli Atti degli Apostoli che oggi ci è stato non a caso proposto, ci fa avvertire almeno due cose che valgono la pena essere riscoperte. Specchiarci nella scrittura vuol dire vedere in quel momento originario qualcosa di noi, capire fino in fondo il nostro essere insieme. Anzitutto viene ricordato drammaticamente il tradimento di Giuda. Non viene rimosso, non viene cancellato, viene messo a fuoco questo avere perso uno di noi. Si ritorna su questo fatto drammatico nonostante la gioia di avere visto il risorto. C'è qualcuno che manca, c'è una ferita, c'è un posto vuoto e quindi da accogliere e quindi da tenere presente che la libertà esiste ed è possibile anche avendo incontrato Gesù voltare le spalle, non esserci, non riconoscere una grazia che ti viene a prendere anche quando sei caduto. La comunità non cancella quello che a Giuda è successo, ma lo rielabora e forse tiene dentro quella domanda che già nell'ultima cena era passata da una bocca all'altra dei discepoli: sono forse io? Non è forse possibile anche a me voltare le spalle, non riconoscere la grazia ricevuta, dimenticare di poter essere continuamente ritrovato, riportato nella comunità, riportato nella grazia di Dio? È possibile, ed è il segno forte che Giuda mette nella prima comunità, è possibile che Dio non ce la faccia a salvare. È possibile anche per Dio, anche per il Signore Gesù, fallire nel suo intento. È così grande la nostra libertà, è così vertiginosa la possibilità che ci è data quando diciamo che la vita è un dono, di viverla liberamente. Non siamo legati, non siamo costretti, non siamo imprigionati da un Dio così. Il secondo elemento che nel testo viene in primo piano è che quel posto però deve essere preso da un altro, e per un motivo molto semplice: in quel numero 12 c'è un'intenzione chiara di Gesù a cui non si può venire meno: rinascere come popolo, rifondare Israele, spalancare l'esperienza di essere un popolo amato, una comunità che Dio vuole mettere insieme, di cui vuole fare un segno, una provocazione, una chiamata per il mondo intero. Essere 12 come le tribù di Israele manifesta il desiderio di Gesù che la sua missione continui, che non sia di persone isolate, ma che sia di una comunità in cui cadano i muri che separavano Israele dagli altri popoli, ma in cui tutti possano sentirsi a casa, in cui tutti possano sentirsi l'amato, l'eletto, colei che Dio ha da sempre cercato perché fosse fratello, sorella di molti altri, per essere il suo popolo. Ed è questo che noi cerchiamo ed è questo che noi desideriamo.
A quel punto gli apostoli si dicono che caratteristiche deve avere colui che prenderà il posto di Giuda, e così scopriamo un altro elemento che per noi è importante, nel quale oggi ci vogliamo rispecchiare. Deve essere uno che è stato con noi, dicono gli apostoli, fin dal battesimo di Gesù al Giordano, fin dall'inizio. Non sappiamo quanti furono quei mesi dietro a Gesù. Qualcuno dice 3 anni, qualcuno dice un paio d'anni, non molto tempo rispetto a quanto dura la nostra vita, ma gli apostoli hanno chiaro che il cammino che hanno fatto con Gesù è il fondamento di tutto quello che verrà. E allora a costituire il gruppo dei 12, quel gruppo a partire dal quale tutte le generazioni vivranno il loro essere Chiesa, deve esserci uno che è rimasto con loro passo dopo passo dietro a Gesù fin dall'inizio, che di Gesù ha visto i gesti, ha ascoltato la voce, che con loro ha convissuto, che con loro ha mangiato, che con loro ha discusso, ha temuto e ha sofferto. Quando Gesù prega per coloro che verranno dopo di Lui, lo abbiamo ascoltato oggi nel Vangelo, un altro frammento della preghiera che secondo Giovanni Gesù fa nel Getsemani, chiede per tutte le generazioni che verranno che siano consacrate nella verità. E la verità è quell'esperienza umanissima, potente, indimenticabile che i 12 hanno vissuto con Lui. Non è un insieme di verità astratte, non è un catechismo imparato a memoria, ma il continuo ritornare nelle vicende della nostra vita, nei problemi che abbiamo, nelle decisioni che abbiamo da prendere, a quell'esperienza originaria che troviamo nelle pagine dei Vangeli e che per noi da loro è stata vissuta dietro a Gesù. Lì conosciamo chi è Dio, chi siamo noi per Lui, quanto vale ogni nostro giorno, quanto vale ogni nostro incontro, come possiamo attraversare le prove, di che cosa vale la pena di gioire, per che cosa vale la pena di lottare. Chiede Gesù per noi che siamo consacrati nella verità di quei legami, di quell'esperienza, di quel momento originario in cui diventa di rivelazione ogni altro momento, ogni giorno della nostra vita. Ci sono messi davanti gli apostoli e il loro cammino perché noi possiamo oggi essere cristiani e attingere alla loro esperienza per vivere fino in fondo la nostra.